Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Vogliamo riportare un po' l'attenzione del governo su alcune tematiche di particolare interesse, tematiche che sono state totalmente escluse ed evitate dal governo e dalla maggioranza in questa legge di stabilità. Così come tra l'altro anche il presidente di Confindustria Squinzi ha più volte ricordato, non ultimo, la non utilità rispetto ai fini e agli scopi che la legge si prefissa, ovvero quello di poter ricreare sviluppo, crescita economica, quella crescita economica che questa legge di stabilità non porta, una legge di stabilità che non affronta i problemi cronici e strutturali che il nostro Paese ha, in modo particolare in termini di occupazione, in termini di rilancio dell'economia, una legge di stabilità che non risolve e che non attenua quei numeri drammatici che anzi in questi 8 mesi di governo Letta sono sensibilmente peggiorati, e mi riferisco in modo particolare al tema della pressione fiscale, al tema della disoccupazione. Voglio ricordare che la disoccupazione giovanile ha toccato e ha superato il 40%, più del 41%, una disoccupazione generale al 12,5%. Voglio ricordare che il nostro è un paese con più di 3 milioni di disoccupati e con più di 5 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Un debito pubblico che è in costante aumento, quindi una situazione complessiva drammatica a cui questo governo non ha posto rimedio, anzi con le sue politiche di aumento della pressione fiscale non ha fatto null'altro che aumentare la situazione di disagio e in modo particolare nei confronti delle imprese. Noi anziché guardare i grafici preferiamo guardare i nostri cittadini, quei casi nei quali i genitori che andavano a prendere i figli a scuola vengono travolti da ondate improvvise causate sì sicuramente dalla natura che ogni tanto matrigna, ma anche dall'incapacità in alcuni casi sia degli enti locali che di tutti gli enti, degli altri enti territoriali, di monitorare, controllare, non perché per incapacità o per non voglia, ma semplicemente perché il patto di stabilità impone vincoli tali che anche interventi di questo tipo porrebbero l'ente che se ne facesse carico al di fuori del patto di stabilità con tutto, quindi, e con tutto ciò che ne consegue. Altro che attenzione agli investimenti, alla messa in sicurezza del territorio, al lavoro, alle imprese, al taglio della spesa pubblica. Troviamo invece tanti, troppi stanziamenti spot che vanno a finanziare interventi chiamati elegantemente microsettoriali, ma che noi barbari della Lega chiamiamo marchette. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.